Buonasera, in diretta dalla redazione di Telebari. Come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Partiamo in attesa di collegarci con lo Stadio San Nicola, dove tra poco inizierà la partita contro il Crotone. Parliamo dell'ex manifattura Tabacchi, che diventa una cittadella della ricerca. Fra 2 anni l'immobile al quartiere Libertà ospiterà 6 istituti del CNR, questo grazie all'accordo tra gli enti proprietari dell'immobile, Comune di Bari, Stato e Università, con CNR in Vimit e INAIL. Ce ne parla Cristina Ferrigni. Bari, polo della ricerca. Con un investimento di 33 milioni di euro, il palazzo dell'ex manifattura Tabacchi, nel cuore del quartiere Libertà, ospiterà a fine ottobre del 2018 6 istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con oltre 700 ricercatori. È il risultato dell'accordo raggiunto tra enti proprietari dell'immobile, Comune di Bari, Stato e Università, insieme con CNR, Invimit e INAIL, che è l'ente finanziatore. Entro febbraio sarà lanciato un concorso di idee per la ristrutturazione di Mani Futura, così sarà intitolata l'ex manifattura. A maggio il vincitore potrà partecipare alla progettazione definitiva del compendio immobiliare. Il progetto è stato illustrato oggi pomeriggio in una conferenza stampa alla quale ha partecipato, tra gli altri, Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio. E nel capoluogo abbiamo questa operazione di valorizzazione dell'ex manifattura Tabacchi come centro di ricerca e a supporto dell'università, ma abbiamo anche altre operazioni che tendono a razionalizzare gli spazi pubblici, o meglio, ci sono alcuni beni come il Teatro Margherita e l'ex mercato del pesce che dovranno essere valorizzati dal Comune secondo le vocazioni che hanno, sono beni dello Stato che verranno trasferiti a breve al Comune, la cittadella culturale invece sarà data allo Stato sempre per questo utilizzo, e poi abbiamo tutto il problema degli uffici giudiziari che dobbiamo risolvere cercando di utilizzare vecchie strutture che sono abbandonate. E se la Puglia, come ha dichiarato il presidente nazionale del CNR Luigi Nicolais, ha dimostrato di saper competere, la realizzazione del nuovo polo di ricerca dell'ex manifattura è solo uno dei tanti progetti su cui lo Stato intende investire, tra cui la valorizzazione delle aree costiere del Mezzogiorno. Stiamo aggiudicando la gara per 11 fari in tutto il paese, uno riguarda anche la Puglia, le Tremiti in particolare. Abbiamo avuto delle offerte interessanti, le stiamo valutando e a breve sarà, nelle prossime settimane, deciso attraverso la Commissione chi sarà il vincitore. Come preannunciato in apertura del nostro giornale, live di questa sera.